Bella a tutti i Freewheelers, bentornati a questo appuntamento con Freewheel News. Oggi parleremo di quello che potrà succedere domani. A nostro avviso, facendo un'analisi incrociata dei dati sul web, purtroppo, o per fortuna per alcuni a questo punto, risulta che la maggioranza delle persone che stanno seguendo la discussione parlamentare e politica dell'Italia in crisi di governo in questo periodo e elettori, si presuppone, del Movimento 5 Stelle, siano in maggioranza contrari all'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per il nuovo governo, diciamo, di svolta, come viene definito. Insomma, questo è quello che appare da una nostra analisi, diciamo, esclusiva, ok? Che comunque potete verificare tranquillamente controllando sui profili eventuali, con i commenti, con i vari articoli, con le varie testate, le varie critiche, eccetera, anche i vari dati dei sondaggi. Insomma, appare chiaro, insomma, che domani nella, diciamo, votazione referendaria riservata agli iscritti su Rousseau possa risultare un voto contrario all'accordo di governo tra PD e 5 Stelle. E quindi probabilmente il nostro, diciamo, augurio è che questo sia sbagliato, ma non tanto perché siamo, ripetiamo come abbiamo detto tante volte, favorevoli, non è che siamo favorevoli a questo governo. Semplicemente vediamo le alternative ad oggi molto, ma molto, ma molto peggiori rispetto a quello che potrebbe essere una nuova stagione progressista, anche invocata da Giuseppe Grillo, in questa situazione con l'accordo tra Movimento 5 Stelle con un fattore di maggioranza anche parlamentare e un Partito Democratico in minoranza parlamentare in questo caso. Abbiamo anche fatto due conteggi su eventuali sondaggi politici per eventuali elezioni nuove, insomma, e diciamo che il centrodestra stravincerebbe ad oggi, sempre ricordando che si tratta di sondaggi e quindi comunque non di realtà, per cui tutto da dimostrare. Così come il voto di domani su Rousseau, l'indicazione che ci viene data purtroppo è che domani il voto risulterà negativo e che quindi l'accordo probabilmente non si farà, perché se i 5 Stelle si atterranno alla loro piattaforma, risultato, probabilmente dovranno poi far sciogliere la riserva a Conte, facendo appunto decadere nuovamente questo governo, che non è ancora stato creato, e quindi portare l'Italia a nuove elezioni. Vedremo cosa decideranno domani gli iscritti a Rousseau, vedremo poi cosa decideranno i vertici dei 5 Stelle, perché l'accordo sembra comunque a livello politico già fatto, il programma sembra già stilato in queste ore. Domani mattina verrà probabilmente presentato sulla piattaforma Rousseau in allegato al quesito se si vuole o meno sostenere se è d'accordo questo governo, questo accordo di governo, e quindi vedremo se poi salterà tutto in base alla votazione o se semplicemente poi la votazione risulterà positiva a seconda di quello che decideranno gli elettori, che in realtà più che elettori io mi accingo a dire che sono iscritti a una piattaforma online, perché poi che eleggano e che votino e che abbiano votato realmente 5 Stelle, come ovviamente anche in altre primarie o altre diciamo, consultazioni private, non è che c'è certezza poi che si vada a votare questo, quindi attenzione anche nel valutare questa situazione. Vedremo e rimaniamo in contatto sicuramente con questa situazione sui social. Noi con Instagram stiamo seguendo quotidianamente, ora per ora, la situazione, quindi seguiteci sul nostro profilo Progetto Freewheel. Siamo davvero in tanti a seguire questa situazione, stiamo tutti in contatto, pronti a pressare a introdurre la cannabis in un eventuale nuovo governo PD 5 Stelle o pronti a vedere cosa succederà se si andrà a nuove elezioni. Bella a tutti i Freewheelers, ci sentiamo prossimamente, probabilmente domani con un'edizione speciale. Bella a tutti, fino alla libertà.